I chilogrammi post-parto di Bianca Balti sono diventati un vero e proprio caso. Ingrassata dopo aver messo al mondo la piccola Mia, la top model si era detta orgogliosa del suo corpo e non particolarmente interessata a dimagrire velocemente. Poche settimane dopo, mentre imperversava la polemica legata all'eccessiva magrezza della figlia, aveva cambiato idea e annunciato di essersi messa a dieta per tornare al suo peso di sempre. Da quel momento sono trascorsi poco più di 2 mesi e la Balti sembrerebbe essere riuscita a portare a termine l'impresa che si era prefissa. Intervistata da Sette, per la cui copertina ha posato insieme alla piccola Mia, Bianca ha rivelato di essere quasi tornata in forma perfetta. Dei 20 kg da smaltire, ne avrebbe già persi 18. Mancano ancora 2 chili, ma quelli spariranno quando smetto di allattare, lo so, è successo così anche con Matilde. Mi sono dovuta però dare da fare parecchio quest'estate, una novità per me che mangiavo dolcetti anche 3 volte al giorno e odiavo andare in palestra. Innamorata delle sue 2 figlie, racconta il suo rapporto con loro e il fatto di essere una mamma severa, soprattutto quando si tratta di soldi e capricci. Con Matilde che è più grande, cerco di mettere dei paletti, soprattutto di combattere quella mentalità per cui tutto è dovuto. Anche se vive una situazione privilegiata, le insegno il valore del denaro e della necessità di lavorare per guadagnarselo. Non vorrei che, siccome la mamma è spesso a casa, si facesse l'idea che il lavoro sia un gioco e che i soldi piovano dal cielo. E le spiego che la maggior parte delle persone va a lavorare tutti i giorni. Il suo compagno è d'accordo con lei e la supporta in questa missione. Con il mio compagno, che è californiano, discutevamo proprio di questo, di come i ragazzi di questa generazione del tutto mi è dovuto rischiano poi di venire fuori degli spostati. Allora quando Matilde vede uno zainetto che le piace le dico: perché non scrivi una letterina a Babbo Natale così se riesci a prendere un bel voto in spelling in inglese, magari arriva. Oppure, quando le organizzo una bella festa per il suo compleanno e lei mi chiede il regalo, rispondo: ma era la festa. Non so se servirà, ma almeno ci provo. Chi se ne frega.